L'ex GFina spara a zero su Patrizia Rossetti per difendere ancora una volta il fratello Edoardo Tavassi. I fratelli Tavassi sono molto uniti e lo hanno dimostrato più volte. Nonostante i caratteri forti che li portano a scontrarsi anche pesantemente, come abbiamo visto all'Isola dei Famosi, sono sempre pronti ad alzare lo scudo quando uno dei due viene attaccato. Nelle scorse ore Guendalina ha fatto delle storie Instagram attaccando Patrizia Rossetti e non solo. L'influencer ha sostenuto che l'ex volto di Rete 4 abbia più volte sparlato di Edo, e che abbia avuto un atteggiamento poco limpido. La conduttrice, parlando con Vilma Goic, ha detto che Edoardo rompe e giudica, quando non ha fatto nulla se non uscire da un reality per entrare subito in un altro. Le due donne si sono soffermate a parlare del fatto che non capiscono cosa renda Tavassi tanto famoso per giustificare la sua presenza nella casa di Cinecittà. Poteva Guendalina non intervenire? Ovviamente no. L'ex GFina ha voluto precisare che, nel programma, non ci sono star di Hollywood e che quindi anche suo fratello ci può stare. Quindi ha aggiunto che c'è chi è entrato al GF VIP per cercare di avviare la propria carriera e chi come la Rossetti è lì perché la sua carriera è alla fine. La Tavassi si è pronunciata con toni forti e aspri nei confronti della televenditrice definendola strega e megera. Ecco il suo sfogo. Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa. Da quando sono rientrate Vilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si sono accanite contro mio fratello Edoardo. Hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro. Poi però davanti sorridono e fanno finta di nulla. Quelle due false streghe megere. Io odio la falsità della gente. Perché se tu non sopporti qualcuno, a parte che deve essere motivata, non dovresti riderci insieme e nemmeno passarci attimi insieme. Quella Patrizia e Vilma erano sbellicate a terra davanti a Edo. Idem anche quella Sara Altobello. Capite la falsità? Poi dietro dicono le peggiori cose. Dicono: ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro. Prima di tutto vorrei precisare che lì dentro non è che è pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera. C'è chi entra per iniziarla e poi purtroppo c'è anche chi come Patrizia entra perché ormai la sua carriera l'ha finita. Eccola qui. Acciaio Inox.